per questo tutorial. Allora, oggi è una domenica veramente brutta, piove, piove, piove. Io ho fatto un post sulla nostra pagina e per fare, diciamo, un elenco di tutorial da programmare. Oggi piove, figuriamoci le papere. Quindi ho detto perché non farlo subito uno veloce veloce? Allora ho disegnato, c'è stata una ragazza che mi ha chiesto le presine farfalla, con tutte queste farfalle, e l'ho fatta subito. Allora, una è semplice, si appende da qua, con la chiusura in mezzo, vedete, è facile la presa, e l'altra invece ci ho messo le tasche. Anche questa rimane molto comoda. Allora, avrete il cartamodello gratuito giù nell'info box di tutte e due. Poi il tutorial. Io spero che, come mi sono divertita io a passare questa domenica, vi divertiate anche voi a seguirlo e mettete un like, condividete così mi aiutate e buona creatività, amiche! Via con il tutorial! Ciao amiche, benvenute nel mio mondo creativo. Oggi andiamo a realizzare il guanto presina. Allora, con lo stesso cartamodello ne potremo utilizzare due. Quindi abbiamo bisogno di cartamodello, imbottitura, due perché ne realizziamo due, e poi i vari pezzi di tessuto che non vi dovete preoccupare perché nell'info box io lascerò il link per scaricare il cartamodello. Quindi, in base al cartamodello, voi scegliete i vostri tessuti che potrete scegliere a contrasto, fare tutto uguale come lo sto facendo io, sempre a vostra creatività, a vostra immaginazione. Non ci perdiamo in ciance come sempre. Cioè, sono io che mi perdo in ciance e quindi accendiamo i motori e via con il tutorial. Allora, iniziamo con le alette, quelle sopra. Quindi prendiamo due pezzi di tessuto, li pieghiamo a metà, perché poi dopo dovremo mettere questa parte di cartamodello. Vedete, io ho preparato già il foro perché è, diciamo, la posizione dove noi dovremo andare a mettere l'applicazione del tessuto a contrasto. Allora, sulla parte piegata noi poggiamo il cartamodello, lo fissiamo con uno spillo. Ah no, prima vi voglio far vedere un'altra cosa. Io ho fatto un disegno, vedete, così un vortice. Poi che cosa dovete fare voi? Con una punta d'ago o una spilla si fanno tanti buchi, vedete? E questo adesso vi faccio vedere il perché. Allora, riposizioniamo tenendo il dritto del tessuto rivolto verso di noi. Benissimo, pieghiamo il tessuto, posizioniamo il cartamodello. Io l'ho fatto col cartoncino, ci vuole un po' per bucare. Ecco qui. Forse è meglio che prendo quest'altro tipo di spilla che non è da patchwork. Allora, una volta fissato il cartamodello, noi andremo a, con una penna cancellabile, andiamo a prendere il disegno del foro. Poi, dove io vi ho detto di fare tutti quei buchini, in alcuni buchi ci andate a fare dei pallini con la penna cancellabile. Questo perché almeno lo possiamo fare a specchio, perché se era una parte sola non occorreva. Uno lo fa a mano e quindi non c'è problema, ma visto che noi dovremmo fare questo lavoro a specchio, dovrà essere uguale da tutte e due le parti. Io intelligentemente qui non ho terminato di fare i buchi, li facciamo
Adesso allora controlliamo, perfetto. Rimettiamo la nostra spilla. Qui adesso io vi faccio vedere che vedete i buchetti. Abbiamo disegnato il vortice e con la penna andiamo ad unire tutti i puntini. Poi, allora, questo vedete è messo così. Noi cosa facciamo? Lo andiamo a girare e lo mettiamo dall'altra parte. Fissiamo. E facciamo la stessa identica cosa. Allora, pronti, disegnata tutte e due le ali, i vari particolari. Adesso cosa facciamo? Io già ne ho preparato uno. Andiamo a preparare l'applicazione. Adesso noi la mettiamo, la fissiamo con uno spillo. E prepariamo l'altro. Quindi per essere tranquilli cosa facciamo? Rimettiamo sopra, vediamo la posizione che è giusta. Il tessuto che abbiamo scelto per l'applicazione, ci mettiamo sopra l'aletta e andiamo a disegnare il contorno. Una volta disegnato il contorno, lo andiamo a ritagliare. Semplice, semplice. Una volta che poi è ritagliato, lo andiamo ad applicare e fissare con uno spillo, proprio come già vi ho fatto vedere per l'altro. Ecco qua. Lo mettiamo sopra, vedete, in modo tale che verranno asimmetriche a specchio. Quindi fissiamo sempre con uno spillo. E adesso andremo, quindi lasciando in doppio, andremo a fare una cucitura intorno. Qui possiamo scegliere un punto decorativo o uno zigzag sotto macchina. Eccoci qua. Allora adesso noi mettiamo il punto che vogliamo, io ho scelto il punto festone e andiamo a cucire tutto intorno. Abbiamo finito, adesso alziamo l'ago, tagliamo il filo e la nostra applicazione è finita. Bene, ora ci troviamo in questa situazione, dobbiamo andare a disegnare questo. Allora, si può fare in due modi, o a macchina col free motion oppure come vi faccio vedere adesso io ho preso un filo per l'uncinetto con un ago da lana e vado a fare un punto scritto. Allora, seguendo proprio la linea che abbiamo tracciato. Quindi, allora,
cosa facciamo? Non facciamo altro che seguire proprio questa linea qui. Quindi abbiamo fatto un nodino, usciamo fuori, poi sulla linea andiamo a di nuovo ad entrare sul tessuto. Facciamo un tratto, poi riusciamo, ma più vicino. Per esempio, se abbiamo, vedete, abbiamo dato una dimensione al nostro tratto. Lo spazio che noi lasceremo senza filo di cotone sarà leggermente più piccolino di quello che abbiamo deciso. E se facciamo così per tutto il disegno. Io adesso l'ho già realizzato per l'altra ala, proprio per farvi vedere, eccolo qui. Quindi questa, scusate che rimpiccoliamo un pochino, quindi questa è l'ala che abbiamo realizzato, quindi sia l'applicazione che il disegno della girella, chiamiamola così. Quindi faccio anche l'altro e poi proseguiamo con la nostra farfalla. Molto bene, allora abbiamo diciamo sistemato le nostre alette, adesso le mettiamo da parte e prendiamo carta modello e uno dei pezzi per il corpo. Posizioniamo il cartamodello sopra, proprio sul dritto del tessuto. Con una penna cancellabile andiamo a disegnare tutto il nostro contorno. Prendete anche questi segni qui, che ci serviranno poi dopo per applicare le ali. Bene, a questo punto andiamo a togliere il cartamodello. Io non l'ho fissato con le spille perché con gli spilli perché è di cartoncino, ma se voi lo lasciate nella carta, fissate sempre con gli spilli. Poi io il corpo della farfalla ho scelto questo nastrino verde a pois. Lo vado a posizionare qui al centro, fisso con gli spilli. E poi lo vado a passare a macchina, quindi lo vado a fissare. Lo fisserò facendo una cucitura a punto dritto sui lati, quindi sotto macchina. Ecco qui. Abbiamo a questo punto cucito il corpo della farfalla. Adesso dobbiamo mettere le antennine. Allora, io avevo pensato, sempre con un nastrino a pois verde, o di fare dei capiolini e fissare qui e poi appendere la presina o il guanto farfalla da qui, però poi ho pensato noi donne andiamo sempre di corsa e qui potrebbe magari darci un po' fastidio, quindi ho optato poi per fare delle antennine semplici, così che adesso andrò a cucire, e mettere un pezzettino di nastro cotone su un angolino dell'ala in alto. Però voi in questo momento potete decidere, quindi o fate due capiolini, li fissate qui e poi uno lo si può utilizzare per appendere oppure fate come ho appena detto. Quindi preparo le antennine sotto macchina. Allora, abbiamo cucito anche le antennine. Vedete, le dovete mettere così come una V, in modo che quando poi noi andremo a girare, vedete, sono un po' aperte. Allora, se avete come me un verso, cioè a pois o a fantasia, il dritto deve andare sul dritto, così. E quindi la cucitura, vedete, va
sul rovescio, diciamo del nastrino, quello per l'antennina, vedete, dritto su dritto. Allora, una volta fissate le antennine, che cosa facciamo? Andiamo a prendere le nostre alucce e le andiamo sul cartamodello, c'è i segni che vi avevo detto di prendere, quindi andiamo a mettere le ali proprio su quei segni. Una e due. Ecco qui. Con gli spilli fissiamo. Mo mettiamo giusto due perché poi dobbiamo mettere anche l'imbottitura, quindi fissiamo un attimo le ali. Ora prendiamo l'imbottitura, quella un po' spessa, la mettiamo sotto. E fissiamo tutto con gli spilli per bene. Ora andiamo a fare un punto dritto per tutto il contorno della farfalla sotto macchina. Abbiamo cucito, io ho già rifilato, vedete, l'imbottitura proprio vicino vicino alla cucitura. Adesso andiamo anche a beh, lo possiamo fare anche dopo. Prendiamo l'altro tessuto, mettiamo dritto su dritto. Le alette cercate di metterle nella tasca che almeno togliamo anche gli spilli perché adesso ci servono per fissare il tessuto sopra. Allora, tessuto sopra. Poi andiamo a girare e cuciamo da questa parte qui, lasciando un'apertura sull'ala, quella diciamo grande sopra, lasciamo un'apertura di 5 cm. Con la penna che mi sono persa, prendiamo la matita, facciamo questo segno di 5 cm. Poi da questa parte qui vado a mettere il laccetto, che questo è lungo 16 centimetri. Lo pieghiamo, lo mettiamo dentro. Quindi l'apertura la facciamo di qua. Ecco qua. Sì, va bene. Allora, adesso andiamo a fare una cucitura tutta intorno. Come sempre, lasciando questa apertura, quindi partiamo da un punto, si fa tutto il perimetro e ci fermiamo al secondo punto. Avanti e indietro, prima all'inizio e alla fine. Beh, oggi piove. Perciò, anzi, troppo bene sta andando. Vabbè, allora sotto macchina. Bene, abbiamo cucito tutto intorno. Come potete vedere, la
cucitura che abbiamo effettuato adesso l'abbiamo realizzata proprio a bordo pietino, in modo tale che la prima cucitura rimane proprio dentro. Vedete? Ecco qua. Adesso ritagliamo tutto il tessuto intorno e poi svoltiamo il lavoro. Eccola qui, svoltata la nostra farfalla. Adesso dobbiamo chiudere con un punto nascosto qui dove abbiamo lasciato aperto per svoltare e rifacciamo di nuovo una cucitura lungo il corpo in modo tale che ci faciliterà poi anche il movimento. Vedete, qui possiamo mettere le mani e utilizzarla proprio come una manopola, un guantone, insomma. Molto pratica. Allora, facciamo questa cucitura, la chiusura qui con il punto nascosto e la nostra farfalla è terminata. Sotto macchina. Eccola qui, la nostra farfallina è pronta e adesso passiamo subito all'altro modello. Allora, prendiamo il tessuto. Allora, una delle due andiamo a disegnare il contorno. Quindi prendiamo la penna, tracciamo il perimetro. Ricordatevi sempre che se lasciate il cartamodello, quello con la carta, fissatelo con gli spilli. Dopodiché prendiamo questo che abbiamo utilizzato per l'altro, solo per andare a prendere i segni per le applicazioni. Qui i soliti puntini. Continuiamo anche dall'altra parte. Allora, abbiamo disegnato farfalle particolari, abbiamo ritagliato anche le applicazioni come abbiamo fatto prima, quindi le andiamo a posizionare. A questo punto cosa facciamo? Noi prendiamo un foglio di carta. Io mo in questo caso ho preso una A4 perché tanto c'entra, però se magari fosse un disegno più grande si può utilizzare anche un dépliant pubblicitario, un foglio di carta qualsiasi. Posizioniamo imbottitura la nostra farfalla e sotto la carta. È importante che la carta sia sotto alle applicazioni e sotto a queste girelle, chiamiamole così. Una volta che avete visto che è ok, fissiamo con gli spilli. Quindi andremo a fissare queste qui, prendendo stoffa, imbottitura e foglio di carta sotto. Ecco qua, e poi mettiamo qui centrale. E anche qui all'esterno. E di qua. Allora, come prima cosa andremo a fare il contorno qui alle stoffe in applicazione e si fa nella stessa maniera che abbiamo visto prima. Quindi sotto macchina attacchiamo queste due. Fatte le applicazioni, adesso passiamo a fare le girelle.
Ora vedremo come farle con la free motion, perché prima abbiamo visto fatte con il filo all'uncinetto ed ago a mano, adesso le faremo a macchina. Abbiamo messo apposta la carta sotto perché scivola meglio poi il tutto, quindi prepariamo la macchina da cucire togliendo il trasporto, che qualsiasi macchina ce l'ha. La levella si leva al trasporto che scende in modo tale che siamo noi a muovere il tessuto. Quindi sotto macchina. Allora, eccoci qui. Adesso noi andiamo a togliere il trasporto, cioè vedete questi dentini, noi con la levetta, io ce l'ho qui dietro, praticamente scendono. Togliamo il piedino. Scusate, nel chiudere ho chiuso anche i fili. Ecco qua. Quindi vedete? No, proprio non c'è più niente. Abbiamo tolto il piedino e adesso mettiamo sotto la nostra prima girella. Facciamo scendere l'ago per vedere. Abbassiamo il piedino e iniziamo a cucire. E sono io che adesso sto spostando il tessuto seguendo il tratto che abbiamo effettuato prima. Ripassiamo. Non dobbiamo passare proprio sopra, vicino, perché deve essere proprio come uno schizzo, come se fosse un bimbo che disegna. Ripassiamo. Ecco qua, alziamo l'ago ed ecco qui la nostra girella. Adesso facciamo anche l'altra e poi abbiamo terminato. Allora, applicazioni, girelle fatte. Adesso dobbiamo mettere il nostro corpo. Quindi lo posizioniamo, lo fissiamo. No, no, facciamo due cuciture. Fissiamo, fissiamo. Ah, la carta possiamo togliere. Guardate com'è facile portare via la carta. Si fa in un attimo. Poi toglierò per bene. Allora, adesso facciamo la cucitura in entrambi i lati sotto macchina. Eccoci qui. Allora, abbiamo fissato il corpo, messo le antennine come già vi ho fatto vedere. Ho messo anche il cappietto. Adesso cosa facciamo? Lo mettiamo un momentino da parte. Prendiamo l'altro pezzo di tessuto, mettiamo il rovescio rivolto verso di noi, riprendiamo il cartamodello, lo mettiamo sopra e disegniamo il contorno.
Una volta disegnato il contorno, lo prendiamo, mettiamo sopra e dobbiamo solo fare attenzione al centro. Quindi, una volta fissato il centro qui e lo blocchiamo, poi controlliamo il sotto che coincida e coincide, fissiamo. Andiamo a vedere con uno spillo, tanto per essere sicuri, e coincide perfettamente. Quindi non ci resta altro che andare a fare la cucitura. Io metterei anche un altro paio di spilli, che non sono mai troppi. Questo lo spostiamo in dentro. Ecco qua. Allora, adesso andiamo a fare una cucitura, quindi l'apertura la lasciamo qua, il solito, si parte da un segno, si arriva all'altro, avanti e indietro, inizio e fine. Quindi facciamo questa cucitura e ci ritroviamo subito qui. Cucito, tolto tutta la stoffa in eccesso, adesso andiamo a fare delle tacchette a tutte le parti stondate, arrivando fino alla cucitura, facendo attenzione di non tagliarla. Via le spille. E adesso dalla parte che abbiamo lasciato aperta andiamo a svoltare il lavoro. Eccolo qua. Io devo aver lasciato una spilla? No. Mi ricordavo male. Mi buco talmente tante volte che ho sempre il terrore di averne lasciata una. Allora, bacchettina. Tiriamo fuori per bene le alette. Allora, abbiamo svoltato la nostra farfalla, adesso non dobbiamo far altro che andare a chiudere qui con un punto nascosto. Quindi mettiamo in dentro, fissiamo con gli spilli. Questo passaggio è inutile che ve lo faccio vedere, l'abbiamo visto un milione di volte. Quindi vado a chiudere qui con il punto nascosto e facciamo una ribattitura qui ai lati, in modo tale che sarà più facile piegare la nostra farfalla. Va bene? Quindi sotto macchina e cucitura a mano. Torniamo subito. Torniamo, io torno. Voi aspettate. Eccola qui, finita la nostra farfallina. La nostra presina farfalla. Eccola qui. Prendiamo anche l'altra. Beh, che dirvi, sono veramente carine e per una domenica piovosa mi hanno fatto veramente compagnia. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, e quindi lasciate un commento, un saluto, condividete anche sui vostri social in modo tale che mi aiutate a far conoscere il canale e a farmi crescere. E io vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao amiche!